Ok. Mezzanotte 48 e siamo in giro per la città di Torino insieme a Pia. Che mi ha appena portato Sì, dove? siamo appena stati a Villa Scott, che è la villa utilizzata da Dario Argento nel 1975 per un mitico film che è Profondo Rosso. È stata una grande emozione perché per gli amanti del genere, ma soprattutto per gli amanti dei film di Dario Argento, è sempre una grande emozione ritrovare i luoghi tanto cari a Dario, quali quelli nella città di Torino. Adesso, se abbiamo tempo, andiamo a vedere magari altre due location sempre utilizzate nei film. Adesso stiamo scendendo in via Valle della Regina, notoriamente nota per essere una zona VIPS. Tra gli altri ci abita anche Luciano Littizzetto, che potete venire qua durante il giorno a conoscere mentre va a comprare il pane. Allora, se vuoi riprendere qua un attimo, questa qua è via Valle della Regina. Laggiù c'è Piazza Vittorio Veneto e noi arriveremo praticamente in pieno centro della città di Torino, Piazza Vittorio, via Po, quindi Piazza Castello. Al termine di via appunto della Regina c'è la Gran Madre, che è questa chiesa che è nota per essere uno dei simboli del bene della città di Torino, dove una delle statue punterebbe esattamente dove è custodito e nascosto il Sacro Graal. Siamo ai Murazzi. Murazzi cosa vuol dire praticamente? I Murazzi del Po sono, come vedi, sono, vabbè, questa è una serie di locali che adesso attualmente sono chiusi per varie ordinanze, però la movida estiva si ritrova qui. Sono tutti locali storici dove sono nati Subsonica, sono nati i Mambassa, gli Africa Unite. I Murazzi del Po praticamente sono questi locali, sono questi muri che costeggiano il Po, dove una volta c'erano gli imbarcaderi delle classiche imbarcazioni appunto che navigavano il Po. Questo appunto, tra l'altro, io ho lavorato in un locale storico qua all'angolo che si chiama Barrumba, che ha fatto un po' storia in tutta Italia, perché è stato un locale veramente scopritore di tanti talenti tra i Subsonica, gli Africa Unite, ripeto, l'underground torinese. Però noi abbiamo portato dei personaggi come gli Scancanensi, come i Muse, a cantare qua davanti a 80 persone senza che gli avventori sapessero chi fossero, tra l'altro. Quindi Ma pensa te. abbiamo fatto veramente la storia. Era veramente un locale di tendenza. Castello, Piazza Castello. Qua c'è il Teatro Regio, famosissimo, dove in tempi non sospetti io ballavo la breakdance e Frankie Energy rappava quando abitava a Torino, che ritroverò a Sanremo quest'anno tra l'altro. Sulla sinistra c'è Via Roma, sulla destra Palazzo Reale. Però io vorrei a questo punto farti vedere un altro posto, sempre del film Profondo Rosso, mentre siamo qua.